Chopin è nata 3 anni fa, iniziata come un semplice blog e nel giro di pochissimo tempo si è trasformata, è diventata prima un'associazione per la promozione sociale, quindi una vera e propria no profit, al servizio di tutte quelle piccolissime storie non considerate remunerative dall'informazione tradizionale e quindi non venendo considerate remunerative, non venivano raccontate da nessuno e non venendo raccontate da nessuno non avevano modo di spiegare quegli effetti anche di emulazione creativa che fanno dire a una persona dall'altro capo del mondo che bella quell'iniziativa di quei volontari, la facciamo anche noi qui in Malesia o qui in Libano o qui a Bari o qui a New York o qui a Città del Messico. Col tempo poi la situazione, come spesso accade nelle belle storie, in piena serendipity, mi è diciamo sfuggita di mano e adesso è una sorta di movimento internazionale di gente che si riconosce nella filosofia del raccontare le storie di prossimità, le storie ignorate, dimenticate, sottovalutate. Shoot local, change global è il nostro vero slogan. Beh, più che uno slogan, è una nostra filosofia di vita, è un nostro credo che abbiamo radicato nel nostro approccio alla fotografia e al racconto sociale. Noi siamo convinti che siano le piccole storie che cambiano. In realtà non lo so, non so neanche come sono arrivato in questa posizione in questo momento. Non immaginavo di essere qui oggi, 3 anni fa. Avevo cominciato come un blog dove, come spesso accade per i blog, parlavo a me stesso, raccontavo a me stesso cosa significava fotografia, quasi per dare un senso a quello che stavo facendo in quel periodo. La cosa mi è sfuggita di mano, si è evoluta, come ho detto, è diventato un movimento. Probabilmente fra 10 anni non esisteremo più, potrebbe essere un buon segno, perché potrebbe essere il segnale che qualcosa è cambiato, che la gente non ha bisogno di avere piattaforme come Shift for Change per raccontare il proprio punto di vista, le proprie storie. Questo ce l'auspichiamo e probabilmente se tra 10 anni saremo liberi da Shift for Change potremo fare qualche altra cosa, di altrettanto creativo, di altrettanto importante e utile.